Buon pomeriggio a tutte e tutti, siamo live e parleremo oggi con Alice Di Leva di Nadi Nati Digitali e Barbara Damiano del tema dell'uso di tecnologie da parte dei bambini, quindi schermi di tutti i tipi, anche la TV, cellulari, tablet e ci faremo dire da Alice che eccole tutte e due che stanno entrando. Tutta una serie di linee guida su quello che effettivamente dobbiamo sapere per essere dei genitori consapevoli su questo tema. Eccoci Ciao! entrambi. Ciao, Ciao! buon pomeriggio. Come va? Bene, Altrettanto. Bene. bene, grazie a tutti, benvenute e benvenuti anche a chi ci sta Grazie. seguendo in questa diretta. Ciao Barbara, ciao Alice. Stavo facendo un'introduzione generale di questo tema che secondo me deve stare a cuore a tutti i genitori, indipendentemente dall'età dei figli. Ora, io e Barbara abbiamo figli un pochino più grandi, ma sempre di più, comunque sia, parleremo anche di bambini di età più piccola. E Alice, grazie per essere con noi, perché tu appunto sei una pedagogista e anche ricercatrice all'università proprio su questi temi, all'Università di Torino, e hai fondato questa realtà che si chiama Nadi Nati Digitali, che si occupa proprio di questo, no? Di educazione sia per genitori ma anche per professionisti, se non mi sbaglio. Poi magari ci racconti un po' di più di questo progetto, proprio di educazione all'uso di un digitale più consapevole, che mi Esatto. sembra fondamentale sempre di più poi, perché dobbiamo, come dire, si parla di TV, si parlava di TV da sempre, adesso invece gli schermi si moltiplicano e ci sono preoccupazioni anche di tutti i tipi, insomma, che continuano a cambiare. Ecco, parlaci magari Alice. Se, proprio di questo progetto Nati Digitali, da come è nato, che cosa fate e perché appunto è importante. Volentieri, ma innanzitutto grazie a voi per questo invito. Io sono sempre molto contenta quando c'è interesse su questi temi. Sono un po' di parte, però secondo me sono fondamentali, sono importantissimi. Nati Digitali nasce un po', dal desiderio di portare un'attenzione pedagogica, quindi con un taglio pedagogico, sul rapporto che i bambini più piccoli, quindi nasce con un focus sulla 0-3, che poi negli anni si è allargata alla 0-6, prendendo poi un ventaglio proprio per richiesta da parte dei genitori, dei formatori, degli educatori, ha preso poi un ventaglio d'età più ampio, ma parte con un focus sulla prima infanzia ed è sostanzialmente la mia tesi magistrale, perché dopo il percorso per diventare educatrice, nel percorso per diventare pedagogista, ho incontrato i temi della media education. E ho un po' unito quello che era il mio mestiere, cioè quello dell'educatrice della prima infanzia, con l'interesse di ricerca rispetto ai temi dell'educazione al digitale, con poi la scoperta che non è una scoperta, è un po' la scoperta dell'acqua calda, che difficilmente si lavora sull'educazione dei più piccoli se non ci si lavora sulla nostra Certo. educazione. E quindi nasce un po' per questo, il nome è abbastanza indicativo perché Nati Digitali richiama sicuramente a tutti un nome simile ma profondamente diverso dal punto di vista del significato, che è nativi digitali. Diciamo che l'idea è proprio di scardinare l'illusione che nascere immersi in un contesto digitale, come sta avvenendo alle nuove generazioni, significhi esserne consapevoli, padroni e competenti. In realtà il nostro ruolo, sebbene appunto non magari estremamente esperto di tecnologie, il nostro ruolo normativo genitoriale è fondamentale anche quando ci si approccia a nuove tecnologie. Io sono d'accordissimo su questa cosa perché ho sempre detto che i veri nativi digitali siamo noi. Noi che abbiamo visto, adesso faccio come Pippo Baudo, l'abbiamo visto nascere noi internet. Però è così, noi l'abbiamo visto nascere e abbiamo dettato le regole di internet quando c'erano le prime chat, quando c'erano i primi blog e tutto. E quindi sbagliando abbiamo imparato ad utilizzarlo. Il fatto che un bambino piccolo invece abbia in mano un device che possa essere un tablet, un cellulare, ma anche un telecomando per accedere a YouTube, non fa di lui un nativo digitale, cioè non fa di lui una persona che ha queste competenze digitali, Certo. come dici tu. E, infatti, guarda, se posso, io entro subito
Nel vivo del discorso e ti chiedo anche a livello pedagogico, no? Quando è il momento di dare questi benedetti device in mano ai bambini? Cioè, nel senso, non soltanto il cellulare, il tablet, ma anche il telecomando della televisione, intendo. Ok, allora qui faccio una premessa, il mio è un posizionamento, perché potete parlare con pedagogisti e pedagogiste diverse che vi danno interpretazioni diverse, poi le linee guida sono sempre le stesse, quindi io non mi sto inventando assolutamente niente di nuovo, non è un mio metodo innovativo. Sappiamo che la comunità pediatrica, per prima l'American Association of Pediatrics, ha pubblicato delle linee guida anche domandandosi a fronte dei rischi, no? Che è un sovrutilizzo, cioè, evitiamo di spaventare, un utilizzo eccessivo degli schermi che potevano portare, si sono chiesti proprio questa cosa qui, ma quando è il momento adatto? Chi è esperto dalla comunità pediatrica, quella pedagogica, quella psicologica, chi più ne ha più ne metta, chi è esperto di sviluppo, sa bene che nei primissimi anni di vita l'apprendimento e lo sviluppo avviene per via sensoriale, cioè i bambini hanno bisogno di fare esperienze ricche dal punto di vista sensoriale e hanno soprattutto bisogno di vivere relazioni ricche, non solo la diade, la famosa diade mamma bambino, papà bambino, ma anche con il loro contesto familiare più allargato. Motivo per il quale sappiamo che, seguendo le linee guida, sarebbe meglio che i bambini al di sotto dei 2 anni di età non lo utilizzassero, non è importante per il loro sviluppo, no? Non succede niente se non utilizzano gli schermi fino a 2 anni, anzi è importante che li utilizzino poco perché hanno bisogno di fare tanto altro, quindi non per dare dei diktat terrificanti, hanno veramente bisogno di fare tutte quelle altre cose che possono fare senza schermi, con però una recente specifica proprio dalla parte della comunità pediatrica su quello che è il video chatting, quindi i FaceTime con i nonni. Noi sappiamo di non vivere più nella struttura familiare allargata di qualche anni, di qualche anno fa, di un po' di anni fa, ma di vivere in strutture familiari disseminate per tutto il globo, solitamente, non freniamoci nel voler mantenere un contatto vivo con i nostri affetti, anche mostrandogli i nostri bambini, facendo interagire con loro i nostri bambini, perché quello è un uso non passivo, relazionale e ricco degli schermi. Importantissima la presenza del genitore, poi la consiglierò Bella altre 1.000 volte, però lo questa dico. cosa della relazione è molto bella, secondo me, perché alla fine, vabbè, tu lo sai, Emilia lo sa ancora di più, io sono fanatica del metodo Montessori, no? Cioè no, fanatica no, ma mi piace moltissimo e mi piace molto il suo approccio anche pratico, infatti parla di attività di vita pratica. Alla fine i bambini hanno bisogno di spuntare i fagiolini e di passare il piumino per togliere la polvere, non di essere per forza intrattenuti, no? A volte quando io parlo di metodo Montessori tutti mi dicono: ah, ma io non ho fantasia, io non ho tempo, io non posso fare i lavoretti, io non posso farlo dipingere che poi mi sporca tutta casa, ma quello non è il metodo Montessori, cioè quelle sono attività extra creative, ma in realtà è quello che dice il metodo è dargli il piumino in mano e fatti aiutare a spolverare oppure a piegare i fazzoletti o a stendere gli strofinacci, e quello è molto bello perché poi c'è, ecco lì il chat vero, nel senso che quando tu fai i lavori di casa con i tuoi familiari, chiacchieri, fai, no? Quel chatting Verissimo. carino del parlare di niente, che in realtà secondo me aiuta molto anche nelle soft skill, poi, perché la capacità di parlare di niente è anche una capacità grandissima. Così mi è venuto in mente questa cosa perché secondo me è sempre bene ribadire che non è una performance, è solo avere una relazione, che non è facile, però. Sorridevo perché Barbara, tu dovresti scrivere davvero il metodo Montessori secondo Barbara, cioè praticamente fare tutte queste attività che
che la renderebbe ancora più accessibile, cioè, quindi spuntare i fagiolini, non lavorare, cioè, ma spuntare i fagiolini, dare la polvere, spolverare, eccetera, eccetera. Ma tornando un attimo al discorso delle linee guida, quindi praticamente secondo le linee guida dell'American Association of Pediatrics non si dovrebbe proprio esporre i bambini. Perché poi sono domande, no? Che ci sono arrivate anche proprio rispetto a, ma allora non posso far vedere neanche, non so, mio figlio vuole vedere, gli faccio vedere video su YouTube, oppure voglio fargli imparare una lingua, quindi magari cose in lingua, eccetera, eccetera. Qui proprio si parla di nessun tipo di esposizione, o comunque sia in qualche modo, cioè sotto i 2 anni, nessun tipo di esposizione a nessuno schermo. Questa sarebbe la raccomandazione, diciamo. Allora, le linee guida di per sé, essendo linee guida, sono linee, nel senso che sono molto generiche. Cerchiamo di non rimanere incastrati appunto in dei... Perché parlo di approccio pedagogico? Perché l'approccio pedagogico, come ci insegna la Montessori, deve andare nel pratico, che è un po', sono un po' le domande che poi giustamente vi arrivano. La tecnologia deve essere uno strumento, strumento nelle mani dei bambini. Spesso è il rischio che avvenga il contrario. Non devono assolutamente, o perlomeno cerchiamo di non utilizzarle in maniera passiva, quindi come fruizione passiva, come la vecchia TV, su cui, come dicevi giustamente prima, abbiamo tantissima evidenza, no? Sul fatto che sia da limitare, no? La fruizione passiva dei contenuti. Abbiamo anche delle evidenze sul fatto che una fruizione eccessiva nei primissimi anni di vita non sia assolutamente funzionale allo sviluppo cognitivo, linguistico. Ci sono però delle indicazioni su come usarle bene e come usarle male queste tecnologie, perché altrimenti rimaniamo troppo nel generico. Certo. Per usarle bene dobbiamo sostanzialmente esserci anche noi. C'è un tema di stanchezza molto forte, Barbara lo diceva, è difficile, diciamolo sempre ad alta voce, la genitorialità non è una performance, ma sicuramente uno sport di resistenza, quindi è molto... Soprattutto in Italia, dove non c'è il welfare, ho visto che c'era Francesca Viva qui, grazie Francesca, sei sempre nei nostri cuori. Ricordiamolo, che il welfare italiano sono sostanzialmente i nonni per chi ce li ha, quindi sicuramente c'è un tema di stanchezza e di privilegio molto grande, no? Nel poter chiedere aiuto, nel poter essere... sostenuti nel lavoro di cura. Questo io lo specifico sempre. Detto questo, nell'uso delle tecnologie con i più piccoli noi dovremmo essere presenti. È per loro, proprio per struttura cerebrale, cognitiva, molto complesso imparare da un'esperienza mediata dallo schermo, perché è un'esperienza in 2D, non ha concretezza, è un'esperienza astratta. Sono tutte parole che... ci fanno pensare a qual è la struttura cerebrale di sviluppo dei più piccoli, sicuramente per loro complesso apprendere. Dirò una cosa pedagogicamente incredibile: i bambini non devono apprendere in ogni secondo della loro esistenza, si possono anche fare delle cose che ci piacciono, che ci divertono, senza avere l'ansia di dover per forza insegnare. Certo. Qualcosa. L'importante, questo lo dicono tutte le linee guida, è che il genitore sia presente e che guidi con la sua voce l'esperienza di quello che si fa sullo schermo. Quindi usare le tecnologie con i bambini, soprattutto con i più piccoli, deve assomigliare molto alla lettura di un albo illustrato. È la nostra voce che guida l'esperienza, che spiega, che racconta, e soprattutto siamo noi che, come dei sommelier, impariamo a selezionare dei contenuti adatti. Un contenuto non vale l'altro, anche questa è una precisazione importante. Certo. Usare gli schermi, insomma, si dice un po' tutto, c'è differenza. Sì, sai cosa frega secondo me? Che negli ultimi anni sono nate un sacco di trasmissioni e cartoni animati per bambini. Faccio questo gesto bruttissimo delle virgolette, interattivi, no? Dove il bambino deve rispondere, siete pronti? E il bambino dovrebbe rispondere per imparare magari i numeri, le lingue, le cose. Questa cosa frega un sacco, secondo me, perché in realtà anche quella non è una vera interazione se non c'è la mediazione del genitore, del nonno, del papà, della mamma, dello zio, giusto?
di azione di guida si parla di una figura di riferimento, cioè una figura che, a cui siamo emotivamente legati, un caregiver, quindi non una persona qualsiasi, per di più anch'essa che vive nel 2D, quindi che non possiamo, certo, non possiamo vivere, sì, 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 nel mondo reale. Volevo dire, ci sono stati vari commenti e qualche richiesta rispetto alla registrazione, la diretta verrà salvata, quindi si ritroverà sui due canali di Family Nation e Nati Digitali, salvata, e ringraziano, sono appunto varie persone che dicono la diretta è davvero interessante, anche la mamma di un bambino molto piccolo che dice la guarderò con molta attenzione, eccetera. E poi un commento appunto, sì, che appunto non ha senso insegnare le lingue attraverso i video e basta, perché la lingua passa comunque attraverso la relazione, quindi un commento che d'accordo con quello che stavi dicendo. Credo che sia Daniela che ha fatto anche una live con noi. Sì. Con la De Cattanis, sì. De Cattanis, esatto, sì, sì, esatto, esatto. Ma un'altra cosa, secondo me, cioè quello dicevate all'inizio, secondo me è interessante, quando dicevo la differenza tra, chiamate proprio nati digitali, non nativi digitali, o comunque si associa sempre una, diciamo, un'idea che il bambino sia bravo a gestire, no? Cioè si scambia, secondo me, la capacità di sapere utilizzare uno strumento, quindi sapere utilizzare in modo che sembra a loro, sembra a noi magari più intuitivo, no? Alcuni comandi, eccetera, con la capacità poi di avere gli strumenti di maturità e intellettivi proprio per capire che cosa sta succedendo e gestirli dal punto di vista appunto emotivo, di comprensione, eccetera. Cioè rimane, no? Questo secondo me a volte per chi, soprattutto magari per i nonni, perché parliamo dei genitori nella diretta, ma in realtà, come dicevi, siccome molto della cura poi è fatta anche da altri, no? Nella famiglia, quindi da nonni, eccetera, al nonno o la nonna magari può sembrare il bambino bravissimo a trovare le cose online, a gestire questi strumenti, e sembra una cosa positiva, cioè lo è, cioè come dire, il bambino è più bravo a trovare le cose, ma non necessariamente poi questo vuol dire che sia in grado di gestire dal punto di vista emotivo, di maturità, eccetera. Cioè, quindi questa è una cosa da rimarcare. Assolutamente sì. Assolutamente. Ricordiamoci che chi sviluppa le interfacce, chi sviluppa le app, non è proprio il primo arrivato, e soprattutto se guardiamo anche come cresce esponenzialmente il marketing dedicato alla primissima infanzia, ci rendiamo conto che qualcuno si è reso conto che i bambini sono dei clienti molto interessanti, sono facili da fidelizzare perché tendono a richiedere quello che a loro piace più e più volte, vanno molto per categoria, quindi se io creo un merchandising legato ad un singolo tema è molto facile che arrivino a desiderarlo, ed certo, è molto facile raggiungerli con le pubblicità attraverso appunto la moltitudine di device a cui sono esposti. Quindi sì, non è assolutamente incredibile che un bambino sappia compiere quelle che si chiamano gestures di sblocco e di accesso a YouTube, che è un'icona rossa molto riconoscibile per un bambino di 2 anni, assolutamente, insomma, direi non stupefacente che sappia compiere questo gesto, però molte volte accompagnato da un entusiasmo forse eccessivo rispetto a questo agito. È molto più incredibile riuscire ad allacciare, a infilare un bottone in un'asola da un punto di vista psicomotorio, certo, sicuramente. Infatti, però sono competenze rinforzate. Parlando con varie maestre della scuola primaria, delle elementari, tante mi hanno detto che i bambini arrivano che non sanno allacciarsi le scarpe, mm-hmm, non sanno fare dei gesti, cioè indossare la giacca e allacciare i bottoni, non sanno prendersi cura di sé in modo semplice, gestire la merenda, ma magari hanno già anche il cellulare. Questa cosa è molto interessante da analizzare, no? Perché significa che si perdono appunto quelle abilità pratiche che invece ti servono nella vita, ma non ti servono solo per imparare ad allacciarti le scarpe, ti servono per uno sviluppo non so come chiamarlo, fisiologico, neuronale, intellettivo, cioè. E quindi questo è molto. E tra l'altro tu hai citato YouTube. Sì. E secondo me
passatemi il termine, con YouTube c'è proprio il rischio di, vabbè, si chiama, ormai si chiama binge watching, no? Cioè questa bulimia di guardare tutte le puntate appena sono disponibili, eccetera. E con YouTube, secondo me, quello che tu hai detto, Alice, è ancora più evidente perché ci sono interi canali, a volte condotti anche da bambini o creati con lo sfruttamento dell'immagine minorile, che sono fatti soltanto per scartare regali, per Regali, fare sì. unboxing, cioè c'è questa sovra, come posso dire, questo sovraffollamento di consumismo che spinge i bambini alla bulimia del consumismo, alla bulimia sia dei contenuti che dei consumi. E insomma, questa settimana siamo arrivati a 8 miliardi sul pianeta. Se 8 miliardi di persone facessero così, siamo anche nel, so che appunto Family Nation sta lavorando anche sulla campagna Go Green, e anche questa cosa di considerare gli unboxing dei minori come una roba divertente, a me personalmente inquieta da tanti punti di vista pedagogico, educativo, genitoriale e anche sostenibile, ecco. Scusate, ha parlato la vecchia bacucca, però. No, no, è molto interessante il tema dell'unboxing. È molto interessante perché dal punto di vista educativo sono state fatte molte battaglie, ad esempio, per eliminare la pubblicità canali TV dedicati all'infanzia. Col fenomeno dell'unboxing, Internale aveva dedicato un numero. Si è un po' fermata. Sì, no, So che c'era appunto non sono stata, sì, su perché YouTube, YouTube aveva interessantissimo, che messo. invito a recuperare, Sì. far sì che siano i bambini a chiederci di guardare la Si è fermata un pubblicità. attimino, non abbiamo sentito. Mi sentite di nuovo? Sì. Perché vedo. Ok, no, dicevo che è interessantissimo perché abbiamo fatto grandi battaglie per togliere la pubblicità dai canali televisivi dedicati ai bambini. Adesso sono i bambini a richiederci di guardare la pubblicità, proprio perché sono stati ingaggiati da una dinamica che ingaggia molto anche gli adulti, infatti è molto utilizzata sui social, e soprattutto molte volte quei canali sono gestiti dai genitori, ma hanno come protagonisti dei minori, quindi qua si apre Sì. quadro etico molto grande che adesso non vado Adesso ad affronteremo. affrontare, Tra però. l'altro, siccome YouTube aveva proprio cambiato le regole della pubblicità, credo l'anno scorso, comunque da pochissimo, no? Per cui i contenuti destinati ai minori dovevano essere segnalati come tali, e quindi le pubblicità all'interno dei canali dovevano poi, ovviamente, erano limitate e si guadagnava di meno. Ma molti creator cosa fanno? Non dichiarano che quelle sono contenuti dedicati ai bambini. E posso dire, anche ha ragione, nel senso che quelli non sono contenuti destinati ai bambini. Di fatto lo sono, ma non lo sono. E quindi questa ambiguità crea ulteriori problemi, anche dal punto di vista etico. E, senti, visto che stavamo parlando appunto di mille mondi, no? Si dice sempre che l'uso degli schermi deve essere fase specifico. Anche questo ritorna tanto al metodo Montessori. E questo mi fa venire in mente anche i videogiochi e le classificazioni PEGI, perché poi quando parliamo di schermi, eccetera, tu prima hai parlato di usabilità. Non si parla più di videogiochi, ma i videogiochi esistono e adesso ci sono anche sui cellulari i videogiochi. Che tu ci puoi spiegare cos'è la classificazione PEGI? Perché secondo me tantissime persone non sanno neanche che esista. Volentieri. Anche perché è importantissima e va altamente seguita. Non è la Pan-European Gaming. Inizialmente, un po' in tutta Europa, determina, classifica per età e per contenuto, quindi non è solo una classificazione per età, ma anche per contenuto, tutti i videogiochi. Quindi avremo in mente, non so, il quadratino colorato, con le varie fasce d'età, 3, 6, il 18. Vi invito però a non confonderli come indicazioni d'uso rispetto alla semplicità, alla giocabilità del videogioco. Queste classificazioni non significano che
il gioco 18 è troppo complesso per il bambino di 8. Magari è anche giocabile e verosimilmente il vostro bambino vorrà giocare proprio con quello, perché poi i videogiochi più utilizzati in preadolescenza e adolescenza sono assolutamente classificati per essere utilizzati più in là. Ma bisogna andare a guardare anche la classificazione per contenuto. Si trova facilmente online, ma anche sul retro delle confezioni, se li, se li compriamo in un negozio. Perché secondo me è una cosa... Esatto. Vai, dimmi pure, scusami, ti ho interrotto. No, dicevo di stare attenti al discorso che spesso, no, ti ho interrotto io, scusami, parlavi della quando vai a comprare il negozio, ma molto spesso i giochi vengono scaricati, cioè il discorso è anche controllare quando vengono scaricati, non soltanto come app, ma anche quando se uno c'ha già, non so, la Nintendo, la Switch o la PlayStation, eccetera, poi li puoi comunque, non devi andare necessariamente a comprarti il cosino con la cartellina, li puoi comunque comprare online, oppure c'hai un account su Xbox, eccetera, e lì sì, cioè la classificazione c'è, ma devi fartela vedere, devi andare a vederla prima che tu dire sì a tuo figlio di scaricarla, cioè prima di scaricarla. Insomma, e poi c'è anche, secondo me, il annoso tema che i nostri figli o i nostri nipoti sono sempre più intelligenti degli altri, e quindi capita spessissimo che, come dice Alice, queste classificazioni vengano prese perché sono giochi difficili. No, ma lui è capace a giocare a Grand Theft Auto. Sì, grazie, però a 6 anni non dovrebbe vederli quei contenuti. Cioè, nessuno mette in dubbio che sia capace di giocarci, ma non è un contenuto adatto alla sua età. Quindi il problema è proprio quello, cioè non di capacità di gioco, ma di fruizione di un contenuto che è violento. Certo, sì, certo. Attenzione. No, dico, attenzione anche all'impatto emotivo, perché oltre a lui è capace, c'è spesso la paura. Capita molto spesso in consulenza. Non tutti elaborano le emozioni allo stesso modo, e perché è importante che tutto ciò sia fase specifico? Perché il cervello è fase specifico e si sviluppa. Ha tempo per svilupparsi. Chi è in una fase prettamente emotiva, quindi un cervello emotivo, è molto difficile che sappia gestire certi contenuti. Quindi quelle frasi le ho sentite spesso, è molto difficile che poi ci sia realmente un corrispettivo di realtà. Io avevo un po' di domande. Una è, riguarda poi la fascia un pochino più alta anche dei teen e pre-teen, che te la faccio poi dopo, anche riguardo all'uso dei cellulari, perché vedo che sono sempre più presenti, no? Con bambini più piccoli. Ma un'altra è, noi parlavi prima della fase 0-2, quindi fase 0-2 non esporre o esporre in modo molto limitato con la mediazione del genitore. Ma per successivamente ci sono delle indicazioni di durata, di esposizione, cioè al di là della qualità del programma che viene fatto vedere, o proprio di durata, di quanto non dovrebbe superare la durata quotidiana di esposizione allo schermo? Diciamo che non c'è proprio una tabella ferrea, ma più un'indicazione del non superare dei determinati limiti, e diciamo che per un bambino di 3 anni... tra i 3 e i 5 anni, parliamo già di uno screen time eccessivo quando arriviamo ai 30-40 minuti. Però significa sommare tutti gli schermi, quindi giochiamoci bene. Io consiglio uno strumento molto utile, che è lo Screen Time Calculator. Va cercato online ed è sempre fornito dall'American Association of Pediatrics, inserendo proprio i dati del proprio bambino, quindi nome, età, si calcola quante ore il bambino dorme, quante ore impiega per sport, mangiare, e lì si capisce quale dovrebbe essere in realtà un momento sano, insomma, da passare davanti agli schermi. A quell'età è veramente, dovrebbe essere veramente limitato e molto mediato, e c'è un perché. Cioè, dobbiamo fare dei parallelismi, viene da dire, alimentari. Noi non ci sogneremmo mai di dare il nostro bambino di 4 anni e al cugino di 16. Con gli schermi facciamo più fatica a ragionare su questa proporzione, perché noi stessi abbiamo uno screen time molto spesso eccessivo e molto poco sano. Però dobbiamo pensare che gli schermi, lo sappiamo sempre di più, influiscono su tantissimi aspetti di salute, anche dei piccolissimi.
dall'indice di massa corporea alla qualità del sonno, alla quantità del sonno, quindi oltre al poco, lontano dai pasti, un po' come alcuni, pasti, però è molto importante non portare gli schermi a tavola ed è molto importante utilizzarli molto lontano dai momenti di sonno. Quindi queste sono delle indicazioni che ci tengo a dare perché possono avere delle ricadute poi su come si gestiscono dei momenti importanti della giornata. Questa però, diciamo la verità, va detto anche, è anche per i genitori, cioè anche per noi adulti che tutto purtroppo spesso portiamo il telefono a tavola oppure lo guardiamo come ultima cosa prima di andare a letto, invece anche sapendo che appunto luce blu eccetera non dovresti guardarla più di, cioè dovresti comunque smettere e chiudere tutti gli schermi eccetera, facciamo molta fatica anche noi. Credo che l'esempio con i bambini conta tantissimo, quindi a maggior ragione mi immagino che quando dici queste cose alle famiglie, quando fai appunto le consulenze o comunque supporti le famiglie, la prima cosa a dirlo che lo facciano anche i genitori, perché se poi lo portano loro a tavola. Faccio un piccolo trigger warning, quindi tappatevi le orecchie se non volete sentire questa cosa di un minuto. Certo. Scusami Alice, vai. È che ogni tanto si perde l'audio. Ando, forse è arrivato un intervento di un po' di tempo fa. Allora faccio un piccolo trigger warning su questa cosa che hai detto del cellulare, della televisione, eccetera. Questa cosa di non dare il cellulare mentre il bambino mangia, perché così si distrae e mangia di più, è molto pericolosa. Lo dico da persona che ha sofferto per tantissimi anni, sin da piccolissima. Io ho iniziato a 10 anni a soffrire di disturbi alimentari, perché cosa succede? Si perde coscienza. Del momento del pasto e soprattutto del cibo che si ingerisce. Quindi a un certo punto si perde il senso di sazietà e non si capisce più qual è la relazione tra il cibo, la masticazione, quello che tu ingerisci e quello che è nel piatto. E quindi bisogna fare molta attenzione da questo punto di vista, perché far perdere coscienza a una persona mentre si alimenta significa toglierle la coscienza di ciò che la fa stare bene in salute. Questo ci tengo a dirlo, io non ho nessunissimo problema a parlare dei miei problemi, che sono infiniti, potremmo fare delle ore di dire però secondo me è utile anche parlare di esperienze dirette, perché magari insomma uno ci riflette un pochettino di più, ecco. Certo. Grazie Barbara, grazie. Importante, sì, assolutamente. Anche la televisione, perché non soltanto il telefonino, ma anche la televisione mentre si mangia, giusto, questo, qualunque cosa. Ci tengo a fare una condivisione, perché a volte il pedagogista rischia di fallire nel suo intento, perché diventa ipergiudicante e si stacca da quella che è la realtà di genitoriale di fatica e del trovarsi a dover ricoprire un ruolo quando si era persone che quel ruolo non lo ricoprivano fino a poche ore prima. Io in formazione, in consulenza, specifico sempre che ad esempio ero la regina della background television, quindi della televisione lasciata accesa per paura del silenzio, no? Per fastidio nei confronti del silenzio. Invece di vivere come l'ennesima pressione, doversi modificare un bambino, sarebbe bello viverla come un'occasione per recuperare anche dei pezzi di salute nostra. Se io non posso più avere il telefono di fianco, perché di fianco a me adesso c'è una culla, e quindi questo mi ha dato un input molto forte a ricordarmi che esistono le sveglie, le vendono, sono testimone, non è vero che abbiamo bisogno del telefono per la sveglia, quindi lo schermo può stare in carica in un'altra stanza, possiamo recuperare un telefono fisso se abbiamo paura che qualcuno di caro ci debba chiamare nel cuore della notte, perché lì è anche un po' di FOMO e tante altre cose che emergono. Prendiamo consapevolezza di com'è difficile lasciare lo schermo in un'altra stanza quando andiamo a dormire. Quella sensazione
di lieve, io non sono una terapista, quindi quando uso dei termini che hanno a che fare col DSM, io ne sto parlando in termini non clinico, però quella sensazione di dipendenza ci deve far pensare che se un cervello adulto con una corteccia prefrontale sviluppata, che sa mediare gli impulsi, fa fatica a separarsi da un dispositivo, quella sensazione in un bambino molto piccolo che non può, non ha le competenze per imporsi delle cose spiacevoli può essere veramente molto complesso. Quindi viverlo su di noi, modificarci, provare a cambiare i nostri atteggiamenti digitali. Ci aiuta a prendere consapevolezza e educare con coerenza, perché giustamente si educa con l'esempio a casa, è molto schermi. Il lavoro dei bambini è giocare, anche loro stanno lavorando, quindi è molto importante che le regole valgano tutti e siano coerenti e scopriremo che fanno molto bene poi. Questa è la discussione. Esatto. Io su questo mea culpa, a volte ho detto, mettiamo tutti i telefoni di lato sul bancone dietro al tavolo, poi sono io la prima che sempre ding ding, ma perlomeno mi giro, allora riportati tutti in casa, via dalla tavola, ma perché io poi c'ho questa sensazione tipo l'anello di Frodo col telefono, quindi abbiamo dovuto. Sono molto bravi Sono anche io in che l'ho questo. tolta dalla cucina perché ero io quella che faceva più fatica a non rispondere a tutti i bim 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 che c'erano. Comunque anche solo a distrarmi rispetto alla conversazione. Senti, a proposito di consapevolezza e di espressione della consapevolezza, parliamo del tema del giorno, cioè lo sharenting. Allora, per chi non sapesse che cosa significa lo sharenting, correggimi se sbaglio, Alice, è praticamente l'utilizzo, cioè l'esposizione eccessiva dei bambini, dei minori in particolare, sui social media, ma anche nelle chat di famiglia, cioè fotografarli e riprenderli in qualsiasi situazione, momento della loro vita, che non sia soltanto appunto una foto da mandare ai nonni, ma sia situazioni positive che negative, anche quando sono in ospedale, anche quando hanno la flebo al braccio, oppure piangono e fanno i capricci che non esistono. Tra l'altro, questo tema è un tema particolarmente caldo perché in Italia esistono delle leggi sulla tutela del lavoro minorile sia in campo della moda che della televisione e mi viene da citare anche Fiammis Dei, Simona Mazzei che nel campo della moda ha fatto delle grandi battaglie in Italia per tutelare il lavoro dei minori che lavorano come mini modelli, diciamo, nelle sfilate. Ma quando arriviamo sul digitale, le leggi improvvisamente non valgono più. Cioè non esiste più orario di lavoro, non esiste più tutela, non esiste più niente. Io ho delle mie idee, dopo dico quali sono secondo me le criticità di questa faccenda. Ci puoi, non so, magari spiegare tu un pochino cos'è lo sharenting e che cosa, insomma, quali sono i problemi? Certo. Beh, questo neologismo da share e parenting, quindi il contesto genitoriale che mostra, che condivide le immagini dei propri figli, quindi è un termine che nasce, è un'abitudine molto frequente. Anche qua ci sono delle scuole di pensiero, perché c'è chi non condivide le foto dei propri figli sui social, ma le condivide su WhatsApp, quindi poi qua ci sono dei temi di consapevolezza anche rispetto a che cosa è Meta, che cosa possiede l'azienda Meta, in che modo condividere su WhatsApp sia realmente privato rispetto ad una condivisione social. C'è un'enorme differenza, però parlamente di consapevolezza, quindi il prendere consapevolezza per poi poter scegliere. Io qua ne esprimo il mio pensiero personale, la mia scelta personale, perché non interessa a nessuno, ve la posso raccontare poi dopo. Però, da un punto di vista professionale, quello che io spingo a fare è avere consapevolezza prima di prendere una qualsiasi decisione. Perché? Perché 50% su per giù, questi erano dati della polizia postale australiana, del materiale pedopornografico proviene dai profili dei genitori, questi sono dati 2022, Facebook e in minima Instagram. Sono immagini normalissime, immagini in cui i bambini giocano in giardino, noi
non riusciamo a interpretare attentamente in quel mondo doloso delle immagini che per noi sono immagini di condivisione, insomma, allegra, di routine familiare, che però possono essere salvate. Noi sappiamo che qualsiasi foto noi condividiamo può essere salvata da chiunque, noi perdiamo qualsiasi diritto su quell'immagine, quindi qua c'è un tema di legge. Poi potremmo rivalerci, però insomma in quel momento lì noi stiamo lanciando qualcosa, lo stiamo appendendo in una bacheca nella piazza della città, dobbiamo un po' questa cosa. Quindi c'è un tema di sicurezza rispetto a appunto, tutto ciò che può essere la pedopornografia, c'è un tema etico dell'immagine di mia figlia e di mio figlio, è mia fino a quando fa? Quanti anni? Quando avrà quell'età, potrà essere infastidito da ciò che ho condiviso? Ci sono i primi casi di figli che cominciano a rivalersi contro le famiglie perché arrivano a pensare di non essere proprio d'accordo, perché le nostre foto imbarazzanti sul fasciatoio mentre facevamo legno sono in un album a casa di qualcuno, le foto delle nuove generazioni sono esposte e condivise con moltissime persone. C'è un tema di forte inconsapevolezza rispetto a questo, al di là di quello che qualcuno sceglie di mostrare o di non mostrare, quindi c'è un aspetto sicuramente etico, di proprietà dell'immagine, e poi c'è un aspetto che ha a che fare anche col lavoro, quello è ancora tutt'altra cosa, e come dicevi tu, Barbara, è un po' un far dal punto di vista normativo. E poi c'è un'ultima, poi alzo le mani perché è un tema che tratta molto bene mamma Frau, io la cito perché insomma se ne occupa da moltissimo tempo, che è quello del consenso. Se noi abituiamo i nostri figli e le nostre figlie ad esprimere consenso su tutto della loro immagine, un giorno suonerà molto strano che qualcuno condivida una mia foto senza chiedermi il permesso. Se io sono abituata e abituato a crescere ripreso, fotografato e condiviso anche coi nonni, anche in un contesto safe e familiare, senza che venga mai richiesta la mia opinione, avrò meno consapevolezza dell'enorme valore che ha la mia identità digitale. Quindi questo è un tema educativo su cui possiamo lavorare da subito. Ti ho fatto questa foto mentre andavi in bici, ti va, te la mandiamo ai nonni? Questo significa, certo, anche educare nel senso rispetto alla propria, sì, immagine. Qua ci sono tantissimi temi, perché molte persone dicono: ah, ma comunque la pedofilia avviene statisticamente, gli abusi comunque sui minori statisticamente avvengono di più in famiglia, ed è vero, ma la pedopornografia si esercita online. Mi piace citare qui il grande lavoro che sta facendo Serena Mazzini su queste inchieste. Per esempio, ha citato questa mamma di questa bambina, Ren Eleanor Ren, una bambina bellissima che è sovraesposta sui social, a cui la mamma fa mangiare dei cibi che hanno una forma fallica, tipo l'hot dog, tipo il gelato, queste cose qua, ma gli stessi contenuti che, non so, ma anche Chiara Ferragni e Fedez, per esempio, postano, se andiamo a guardare, ma non perché ce l'ho con loro, ma se andiamo a guardare i numeri, i video dove c'è la bambina sono quelli più salvati. Questo significa che le persone possono utilizzare quel contenuto, scaricarlo, fare degli screenshot e poi utilizzarlo in una maniera non consona. Questo è il tema, no? Cioè, lì la gente dice: ma siete voi maliziosi? No, ci sono milioni di persone che purtroppo fanno questo tutti i giorni. Quindi non è questione di malizia, ma di tutela. E questo è in generale, secondo me, per tutti, non solo per le influencer. Cioè, anzi, ti dirò che a volte la cosa che mi stupisce è che c'è questa sovraesposizione sui social, a volte molto, molto di più da persone che non fanno le influencer e che mettono tutto sui social, ma la cosa più pericolosa lo mettono in tempo reale.
Cioè il bambino, noi sappiamo esattamente in che scuola va, a che ora ci va, quando fa sport, quando va a fare karate, stiamo qui in questo bar a mangiare questo gelato. Questo è molto pericoloso, non solo per i bambini, ma anche per noi. Adesso io non voglio terrorizzare le persone, perché internet è un mondo bellissimo se sai come usarlo. Io ci ho trovato pure marito su internet, voglio dire. Cioè, noi ci siamo conosciuti tramite blog, quindi figurati, le mie amiche, sorelle, sono tutte, le ho conosciute tutte su internet. Ma ci sono anche dei lati oscuri, cioè il dark web. Ci sono anche delle cose molto brutte. E a questo noi dobbiamo pensare. E questo, secondo me, in generale. Non so se ho detto bene da questo punto di vista. Sa che si è... Si è un po' fermata, ma... Aspetta, eh. Alice, ci senti? Sì, ci sei. Ora sta tornando. Sì, ora Barbara ti rispondo. Secondo me è molto interessante anche quello che diceva appunto del tema del consenso, cioè questa idea di abituare al consenso rispetto al proprio spazio, al proprio corpo, alla propria immagine, a tutta una serie di cose che invece con i social è un pochino più, come dire, blurry, no? Un pochino più porosa la situazione in generale per tutti, soltanto che noi siamo abituati forse in un modo... Cioè, crescere in un modo o in un altro rispetto a questo tema mi sembra importante, anche se magari non è necessariamente facile per un bambino dare un vero e proprio consenso, appunto magari volendo compiacere i genitori, cioè non è, è difficile dire che per un bambino necessariamente dare un vero consenso libero e informato, ecco. Però tra l'altro ho visto il problema Francesca... Tra l'altro il problema che... sicuramente è importante. Scusa, ho visto sì? che c'è Francesca Palazzetti, mamma Frau, che tu hai citato sì. prima sul tema del consenso. Infatti, secondo me, il problema dello sharenting, e qui parlo invece di monetizzazione, è questo. Ci sono vari ordini di problemi. Numero uno, come diceva prima Alice, a chi appartengono i diritti di quell'immagine? E fino a perché oggi qualcuno mi scriveva: sì, però i genitori sono tutori del minore, no? Sì, sì, ma il tutore deve fare il bene del minore, non il bene del tutore. Qual è il limite per cui questo bene non c'è più e fallisce? Questa è una linea molto sottile che secondo me va normata, perché sta diventando pericoloso. Quindi, numero uno, chi detiene i diritti di quell'immagine e fino a quando, ma anche per quanto tempo? Cioè, i minori che vengono sovraesposti per motivi lavorativi, di solito l'immagine si cede per sempre, no? A un brand. Se io avessi ceduto l'immagine, non so, di mia figlia a un brand che fa carne e noi siamo diventati vegani, mia figlia avrebbe il diritto un domani all'oblio, perché il diritto all'oblio esiste, ma purtroppo di fatto è impossibile. Tu prima hai detto che queste foto è come appenderle in piazza. A me è venuta in mente tristemente Tiziana Cantone, una donna che, vittima di revenge porn, nonostante Google si fosse impegnato a garantirle il diritto all'oblio, cioè a cancellare quei video, ma una volta che quei video vengono scaricati, rimangono per sempre, e lei si è uccisa. E recentemente sono ricomparsi di nuovo online. Quindi, cioè, è come, io mi ricordo sempre quel video, forse l'ho già citato, Emilia, della pubblicità Progresso, che era stato fatto un video tanti anni fa di questa ragazza che si faceva una foto... nuda, come si chiama il aiutatemi il termine quando fai quando distribuisci le tue foto tipo sexting, brava, che sexting, faceva sexting, sì, eccetera, e praticamente questa e questa foto compariva sulla bacheca della sua scuola. Allora lei la tirava via e ricompariva, la tirava via e la ricompariva, la tirava via e ricompariva continuamente, e tutti sempre di più si accalcavano davanti a quella bacheca per guardarla, ed era un'immagine fortissima e bellissima che faceva capire questa cosa. L'altra questione dello sharenting, secondo me, è quindi
Infine, il tema del consenso, cioè noi come facciamo a sapere che quel bambino stia prestando un consenso informato? E un bambino di 2 anni, 1 anno, 0 mesi, 6 anni davvero può prestare un consenso informato? E infine, quei soldi a chi vanno? Perché c'è anche un tema monetario qui. Servono per mantenerlo o vengono messi da parte? Cioè, non sono dei temi che si possono affrontare dicendo solo, ah, siete tutte invidiose, ma chi se ne frega, cioè, nel senso, ma è ora che arrivi qualche cosa, una legge o comunque un codice di autoregolamentazione per queste cose, perché sta diventando pericoloso. Concordo, rispondo se posso direttamente a una domanda che è arrivata rispetto al sollevare i genitori, no? Quando si parla di dare consenso. Si educa al consenso, come ad ogni altro concetto, è un'educazione, una consapevolezza sempre genitoriale. La scelta che a me interessa che sia consapevole, non che sia quella che ritengo più opportuna, però sarà sempre genitoriale. All'interno di quella scelta si può educare al consenso, facendo partecipare, rendendo partecipe di quella scelta il proprietario, la proprietaria di quell'immagine, che noi, mi piace pensare, teniamo in prestito per poi riconsegnargliela il più pulita possibile, tenuta meglio possibile quando sarà grande. Quindi è sicuramente un tema etico. Forse è il momento che la legge e anche l'etica, comincino ad abitare gli spazi digitali. Cioè, questo tema del tenerla in prestito e poi riconsegnarla è molto Bellissimo. bella come immagine e molto, come dire, veloce anche da tenere a Sì. mente. Ecco, facendo questo ti rendi conto di tutta una serie di comportamenti, già ti guidano, ecco, rispetto a tutta una serie di comportamenti. Sicuramente è molto utile, la trovo molto utile. Sei molto vivida. Sì, molto vivida. Ti volevo chiedere, tornando un attimo al discorso dell'uso della tecnologia da parte dei ragazzi, proprio un po' la fascia un pochino più grandina è l'uso dei cellulari. Questo noi abbiamo, Barbara e io abbiamo ragazzi un po' più grandi, ma vediamo che il cellulare viene adesso utilizzato da bambini sempre più piccoli. Mi ricordo la mia figlia, quella di Barbara, e non so, quando loro lo prendevano alle medie, per dire, o X classe delle medie, adesso viene fatto sempre Per la prima, spesso comunione. all'elementare, per la comunione, eccetera, appunto, sì, poi come un regalo, quindi viene anche dato e quindi in qualche modo ci si toglie, secondo me, il controllo dandolo come regalo, comunque sia. Ecco, ci dai un po' di tips su come, ora poi si apre un mondo, quindi diciamo è da capire, però ecco, 2 o 3 consigli su come aiutare a gestire proprio sia l'introduzione appunto dello strumento cellulare con i bambini e poi una gestione, ecco, le cose base da sapere in questo senso. Sta arrivando. Con le connessioni non siamo fortunate noi. No, 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 oggi funziona la nostra, ma un po' meno. Dicevo la cosa dei regali, la rimarcavo, Barbara, non so cosa ne pensi tu, ma io trovo questa idea una cosa che abbiamo sempre detto noi, che il cellulare te lo diamo, però è come dire, accomodato d'uso, Brava, ok? sì. Se ne Spero che mi abusi, verrà via. sentiate, Al perché momento in vedo molto cui diventa un rallentato il regalo, video. soprattutto poi associato a cose tipo Mi comunione, sentite? compleanno, cose del genere, o addirittura l'esame, hai passato l'esame, quindi ti regalo, cioè, quindi Regalo addirittura durato. ha un merito, diventa molto difficile poi fare quel lavoro e dire no, ti sei Non so. comportato male oppure ne hai abusato e diciamo ti viene il diritto di utilizzarlo, ti viene rimosso. Questa è un po' la preoccupazione che avevamo. Mi sentite? Sì, ora sì, Adesso vai. sì. Io ogni tanto provo a ricomparire perché vedo che la connessione è contro di me. Do 3 indicazioni veloci proprio perché giustamente è un tema molto ampio. Così come non ci sogneremmo mai di dare le chiavi della macchina a un bambino di 13 anni, stiamo molto attenti a fornirgli un dispositivo personale con connessione a internet personale.
Non citerò fatti di cronaca terrificanti perché non è terrificandoci che ci educhiamo, semplicemente essendo consapevoli. Un bambino non è in grado di guidare una macchina, non è in grado nemmeno di gestire un dispositivo personale. Quindi proprio perché ha un cervello prettamente emotivo, non è proprio in grado di gestire determinate situazioni. Io consiglio di avere prima di tutto un dispositivo familiare, che poi diventerà tuo, però sta a casa. Vive a casa con noi, vive con la connessione wifi, quindi fuori da casa non ha internet, e lo gestiamo insieme, nel senso che sui social che abiti magari passo anch'io e te lo dico, lo dichiaro, non controllo quello che fai di nascosto, quindi in una dialogica molto chiara, si abitano insieme degli spazi, perché insomma, pensiamo se nostro figlio ci dicesse che tutti i giorni frequenta un bar, ci dice il nome del bar è TikTok. Secondo me un giro con la macchina, anche solo da fuori, prima o poi lo facciamo per capire, cioè in questo bar che cosa fa? È una Certo. discoteca, è un posto. Ecco, quindi noi dobbiamo andarci nei posti dove vanno i nostri figli per capire come funzionano. L'algoritmo non mostrerà mai a noi quello che mostra ai nostri figli. Quindi è importante fin da subito, per quello io do i consigli sulla prima infanzia, costruisce per il futuro, ma non è mai molto tardi, non è mai troppo tardi, parlare di quello che si fa online. Quindi cominciamo a casa, raccontami cosa hai visto. Secondo te è giusto, ha senso che succeda questa cosa qui? Questa cosa ti ha colpito? Cosa hai provato? Cosa hai fatto oggi su TikTok? Progressivamente. Col foglio rosa, poi si accede tipo personale con il codice in chiaro, quindi il codice condiviso con la famiglia, non perché io te lo controlli di nascosto, perché lo facciamo insieme, magari decidiamo un momento in cui mi mostri quello che sta succedendo online, quello che hai fatto, quello che stai sperimentando e parliamo insieme di quello che è giusto, che non è giusto fare. Dove il ruolo normativo è l'ultima parola. È sempre nostra, però, perché quello è il ruolo, è normativo ed è naturale che ci sia. Quindi io andrei ben oltre i 13 anni, giusto per dare un'età. Sì, noi abbiamo fatto esattamente così e avevamo installato anche un software di parental control. Comunque il cellulare funzionava solo col wifi, non c'era la scheda. Il software di parental control ci inviava un riepilogo settimanale sia della cronologia sia del tempo passato sul telefono, ma in chiaro, cioè nel senso che era una cosa condivisa con nostra figlia, non era una cosa segreta per spiarla. E questo ci era molto utile. Sai cos'è che ci faceva capire? Quando noi eravamo assenti. Perché coincideva con i nostri magari picchi di lavoro o picchi di stanchezza un maggior uso del device. E quindi questo ci aiutava a noi a riprendere in mano la situazione. Ho trovato che fosse molto educativo per noi questo. E quindi boh, lo dico perché esiste, si può fare con Sì. Microsoft naturalmente. Ma anche diciamo, lo screen time si può mettere, cioè, diciamo, per quanto riguarda la gestione della tempistica di quanto utilizzano certi giochi, social, eccetera, si può fare direttamente anche sul Sì. device No, però insieme. secondo me è importante anche la cronologia perché c'è un tema. Certo. Lo so che oggi parlo di tutti i temi molto triggeranti. C'è un tema anche di precoce esposizione alla pornografia online, Sì. che va benissimo per gli adulti, ma quando è fruita in età precoce è un problema. E come tutti sanno, non è che i siti pornografici verificano la tua identità con un codice fiscale o una carta, come non so, la macchinetta del tabaccaio che non ti fa prendere le sigarette se non sei maggiorenne, ma basta che dichiari, cioè ce li hai 18 anni, sì o no? Grazie al piffero. E quindi anche questo è un tema importante, cioè sapere che cosa visitano i nostri figli anche per poterne parlare con loro, perché se Certo. vedono qualcosa che non va bene, noi glielo dobbiamo spiegare, non dobbiamo fare finta di niente da questo punto di vista. Anche se lo so, è molto difficile, è molto imbarazzante. A volte non siamo preparati, però non possiamo fare finta che le cose non esistano. Certo.
E per quanto riguarda proprio essere, perché i social, per esempio, per essere iscritto a Instagram devi avere X anni, adesso non mi ricordo quanti sono, forse 14. 14, ecco. Ma io penso che tipicamente quasi tutti facciano un account, cioè molte persone, molti ragazzini che sono su Instagram lo sono da prima, TikTok non so l'età, eccetera. Queste età sono state messe probabilmente proprio valutando il fatto che sarebbe meglio se non fossero su Instagram fino a 14 anni. Però appunto risulta difficile farle applicare dai ragazzi. Ecco, anche lì rispetto a poter, perché una cosa è il telefono, una cosa è i social, ci sono proprio vari passi, secondo me, una cosa è avere un account anche appunto su TikTok o Instagram, eccetera. Anche lì ci sono delle indicazioni, al di là di quelle che danno le app stesse rispetto appunto alla presenza sui social, oppure dovremmo seguire proprio quelle? Sarebbe bellissimo se cominciassimo a seguire perlomeno le norme legali, perché non è così. Sono moltissimi i bambini, le bambine, i ragazzini al di sotto dell'età minima legale che hanno un accesso social e lì la responsabilità è nostra, anche legale, di quello che può accadere, che accade e spesso accade. Sicuramente dobbiamo tenere a mente numerose evidenze su sovrautilizzo social, sovraesposizione social e salute mentale. Sono molto più colpite le ragazze, così come sono molto più colpite dalla pressione sociale rispetto alla loro immagine, ma sono molto colpiti anche i ragazzi. Deve essere un accesso accompagnato. Io so che è difficile, non lo dico, so cosa significa dire a 14 anni, no? Sui social, aspetta, vengo anch'io, mi spieghi, me ne rendo conto. Però vi assicuro che ne vale la pena rispetto alle problematiche che potrebbero insorgere, alle dinamiche che potrebbero insorgere, senza diventare genitori controllanti, ma diventare genitori dialogici, maieutici, no? Che i propri figli a crescere attraverso il dialogo, anche su quei temi lì non ci interessano, non li abbiamo mai sentiti nominare. Lo so, è dura, non avevamo mai sentito nominare neanche bocca manipiedi, eppure abbiamo dovuto imparare così. Certo, Sono proprio dei è temi su cui vero, dobbiamo farci una assolutamente. cultura, educarci, Noi perché abbiamo poi più strumenti per elaborare, anche non siamo esperti di Instagram, siamo adulti. E questa cosa cioè, tendiamo a dimenticarcela, ma il ruolo normativo resta nostro, resta genitoriale. per esempio, se può essere utile un'esperienza personale, abbiamo concesso l'accesso a Instagram a 13 anni, quindi a un anno Anche prima di noi. quanto consentito, perché la pressione sociale era Sì. molto forte e insomma, poi essere sempre quelli che sono diversi è molto difficile a Certo. quell'età, è molto Sì, più sì. facile alla nostra che alla loro. Sì. Ma con una regola, oltre al fatto di essere amici, cioè di poter noi vedere il profilo e poter continuamente mettere mano al cellulare, la regola era non postare nulla, cioè utilizzarlo come lurker, cioè come persona che fruisce del contenuto ma non pubblica nessun tipo di foto e non dialoga in chat con nessuno, cioè solo con persone che si conoscono nella realtà. Queste sono state le regole che noi abbiamo messo. In più, siccome io sono fissata, Emilia lo sa, con l'attivismo, ho imposto a mia figlia all'inizio di seguire insieme alcune attiviste che parlavano, per esempio, di Un body attimo. positivity, alcuni ragazzi e ragazze transgender, alcune persone nella comunità LGBTQI+. Cioè, di introdurla in certi tipi di fenomeni attraverso le figure giuste, che avessero comunque la sua età, cioè nel senso non persone vecchie come me, Certo. e quindi parlassero quel linguaggio lì, ma che io, cioè, che avevano il mio parental control Sì. fondamentalmente. Non so È se un c'è ottimo la cosa giusta. consiglio. Ottimo, sì. E in questo senso, Alice, tu appunto dici, parlavi appunto di rapportarti con le famiglie, eccetera, perché tu fai anche proprio delle consulenze, cioè ti affianchi alle famiglie su questo tema? Cioè è possibile Sì. contattarti e farsi dare, lavorare con te proprio, oppure lavori anche con i professionisti, diciamo, come... Sì,
Io faccio consulenza pedagogica sui temi della gestione dei media, perché ogni contesto familiare è un contesto a sé, quindi a te capita di aver bisogno di lavorare sul caso specifico, quindi sì, con me si può contattare tramite il profilo di Nadì o tramite la mail presente sul profilo di Nadì. E poi vengono attivati periodicamente da me e un mio collega dei webinar di educazione digitale, Ecco. a genitori e anche a professionisti. Al webinar. Bello, perché secondo me questa cosa deve servire sia ai genitori, ai nonni, ma anche, mi viene da dire, agli insegnanti e alle insegnanti, perché spesso. Spero di non parlare solo, Sei un ok? po' ballerina. Dicevo che appunto secondo me è molto importante, se ci sono delle maestre, dei maestri, degli insegnanti, professori che ascoltano, è molto importante anche per loro, perché andando nelle scuole, facendo parte del consiglio d'istituto, a volte Emilia ho visto delle robe in quelle lavagne, nelle LIM, che non posso spiegare. Cioè addirittura le LIM senza antivirus, i professori che non sanno riconoscere uno scam e quindi si fanno Sì, violare tremendo. tutta la rete di istituto facendo dei bordelli allucinanti. Sì. Ecco, un po' di educazione digitale, anche se non è Anche. nel vostro curriculum, io la consiglio. Sì, giusto, giusto, come fruitore dello strumento. Senti Alice, ultima domanda di rito che facciamo a tutti. Tu hai avuto un bambino, una bambina da pochi mesi, sei mamma da poco, insomma, e diciamo, quali sono, la chiediamo a tutti, quali sono per ora i tuoi tre prodotti di riferimento, quelli che in questo momento ti sono più utili, a cui sei più affezionata? Faccio prima un check, mi sentite? Sono presente? Sì. Ottimo. Allora, purtroppo il sonno non si può comprare, quindi direi che con un nuovo arrivato, sicuramente la cura del setting, perché la relazione forse è il gioco ed è l'intrattenimento più importante, però per me i must have sono stati sicuramente un tappeto a sfondo uniforme, quindi per poter cominciare a sperimentare con il corpo. Una palestrina per poter cominciare a giocare ad alto contrasto, quindi con l'immagine bianco su nero e dei primissimi giochi sensoriali. L'abbiamo detto all'inizio, l'esplorazione, quindi dei piccoli sonagli in legno che può essere utilizzato anche dai più piccoli. A volte c'è timore rispetto ad un elemento duro che può far male, non solo Montessori, ma tutta la pedagogia dello sviluppo ci insegna che invece è un materiale estremamente ricco dal punto di vista sensoriale. Quindi per ora i miei must have sono questi, a Sono parte una buona queste. idratazione. Perché noi stiamo conducendo una statistica. Senti, ma ti chiedo Esatto. questo: ma tu sei più fan del trio, eccetera, oppure tipo fascia? Perché noi abbiamo una Anche la cosa. famiglia. Io ho ascoltato il mio corpo innanzitutto perché io non ho una struttura magnifica per portare in fascia e anche la mia bambina, quindi su questo io vi invito a stare in ascolto proprio per non vivere la maternità e la genitorialità come una performance già scritta, ma stare in osservazione, che non è solo una competenza pedagogica, è una competenza genitoriale. Ho scoperto che tutto ciò che immaginavo poi l'ho dovuto dire in base alla persona che ho messo al mondo, che non era assoluta, non esisteva prima, non sono io, è una persona, sai, con le sue preferenze. Quindi io non ho mai portato in fascia. In fascia ci sta col papà, è una cosa loro. Quindi per me trio, Bello. abbiamo entrato, per me trio, per il papà fascia. Beh, hai accontentato Bene. tutte e due allora. Benissimo. Bene, allora io ti ringrazio tanto Alice, grazie Barbara, A grazie voi Alice, davvero. grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Mi è sembrata una puntata di queste Bella nostre tosta. live veramente bella, tosta, anche ricca di pensieri profondi, ma anche di consigli pratici che salveremo. E che sono sicura che in tanti rivedranno volentieri, che sarà molto utile. Grazie Grazie infinite. grazie a chi si è Grazie a collegato, voi. grazie Alice.
Ci risentiremo magari perché sono sicura che questi temi sono di grande interesse, ci Volentieri. saranno anche dopo domande e altro. Va bene? Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.